Piazza Affari chiude la seduta in territorio positivo, in controtendenza rispetto alle altre borse europee. Il FTSE MIB segna un rialzo dello 0,29%, appesantito dai titoli del comparto petrolifero, con il prezzo del barile di greggio in flessione di oltre un punto percentuale. Saipem cede il 3% sulla perdita dei primi 9 mesi dell'anno, annunciata ieri, e male vanno anche Eni e Tenaris. MPS si aggiudica la maglia nera con uno scivolone dell'8% per scambi volatili, dopo la scorsa delle ultime sedute e la presentazione del nuovo piano. Brillano Fiat Chrysler, Unipol e i titoli delle banche popolari.